how to pray. Carissimo Fra Paolo, a cui la provvidenza ha dato il compito di guidare questa fraternità di Betania, carissimo Fra Stefano, superiore della comunità di Terlizzi, signor sindaco, fratelli e sorelle, figli e figlie carissimi, ho accettato volentieri l'invito a presiedere questa celebrazione eucaristica in ricordo del carissimo padre Pancrazio, che ho avuto la gioia e la grazia di conoscere personalmente. Voglio farvi anzi una piccola confidenza. Mi sento in qualche modo anch'io di questa famiglia religiosa, avendo seguito per anni le vicende del padre e avendo accolto una piccola fraternità di Betania nella diocesi di Arezzo, Cortona, Sansepolcro, prima nel monastero di Monterchi, a Sansepolcro, poi al santuario delle Vertighe a Monte San Savino. La morte di padre Pancrazio l'anno scorso, benché avanti in età, ci colse di sorpresa e in qualche modo ci ha lasciato tutti un po' orfani. Tanto forte era il suo carisma paterno che anch'io ne ho avvertito l'assenza. Ma noi sappiamo che le anime dei giusti sono nelle mani di Dio e vivono con Lui nella pace del cielo e non si dimenticano mai di noi. Anzi, io credo che per padre Pancrazio siano vere le parole che San Domenico disse morente ai suoi frati: vi sarò più utile dopo la morte che in vita. Io sono sicuro che lui veramente presso Dio, con la sua vita così integerrima che ha presentato al Signore, quando si è presentato a lui, ha molta possibilità di intercedere innanzitutto per la sua famiglia, per tutta la famiglia francescana, perché era un frate minore cappuccino, e anche per tutta la Chiesa. Le anime dei nostri defunti sono vicine, ci aiutano, ci sostengono, intercedono per noi. In una parola, ci amano di un amore intenso che non verrà mai meno. Il senso di paternità che padre Pancrazio aveva connaturato, impresso nella sua anima dalla sua stessa famiglia naturale, segnata da un disegno singolare e privilegiato di Dio, trova nell'esperienza francescana il suo naturale approdo. Una paternità, quella di padre Pancrazio, non formale, ma esemplata su quella divina, che è accoglienza, premura, perdono, misericordia. Nell'anno passato della misericordia, quante volte ho pensato a padre Pancrazio, beati i misericordiosi. Una paternità spirituale che aiuta a scoprire anche la nostra realtà di figli di Dio, amati e quindi da Lui cercati. E figli di Dio lo siamo realmente, come ci ha ricordato l'Apostolo Giovanni, purché pratichiamo la giustizia dell'amore e allontaniamo l'iniquità del peccato, purificando continuamente noi stessi. Chi vive nell'amore incondizionato verso i fratelli già sperimenta questa figliolanza divina che si manifesterà un giorno in tutta la sua bellezza, quando anche noi vedremo Dio così come Egli è. Questa speranza ci invita ad esaminare noi stessi per affinare sempre più il senso di giustizia, cioè di verità e di rispetto verso Dio e i fratelli. Un'ascesi possibile a tutti, ancor di più se essa è praticata in un clima di famiglia, come quello voluto da padre Pancrazio per la fraternità di Betania.
fratelli ci si aiuta, ci si sostiene nel momento della prova e si gioisce per lo scampato pericolo, così avviene nelle migliori famiglie. Il vostro cammino sulla strada della figliolanza divina, carissimi, è tracciato in quel piccolo proposito che San Pio da Pietralcina consegnò al Padre poco prima di morire e che è divenuto il motto della vostra comunità. Non sii talmente dedito all'attività di Marta da dimenticare il servizio di Maria, il silenzio di Maria, la Vergine Madre che si bene concilia l'uno e l'altro ufficio, ti sia dolce modello di ispirazione. E a questo modello lui si è sempre ispirato. Evangelizzazione e adorazione sono i due cardini che stanno alla base della vostra vita, di cristiani e di consacrati, cari fratelli e sorelle della Fraternità di Betania. Cercate Dio, portatelo al mondo, e cercare Dio e portarlo al mondo si può tradurre in queste semplici parole: contemplare il Signore prima di tutto nell'Eucaristia, in quel pane spezzato in cui l'agnello di Dio, come veniva proclamato nel Vangelo di stasera, riconosciuto da Giovanni Battista, torna a togliere i nostri peccati. Contemplare il Signore nel pane spezzato dell'Eucaristia e poi, come ha fatto Padre Pancrazio, nei poveri da accogliere, da servire e da amare. Annunciare al mondo la via della giustizia, che spesso è sconnessa a motivo dell'iniquità del peccato. Il Vangelo di questi giorni di Natale ci mostra sempre la Vergine Maria attenta a questi due uffici, contemplare e annunciare. E infatti ella custodisce e medita nel suo cuore le opere compiute dal Signore, il grande mistero dell'incarnazione, l'umiltà del Figlio di Dio nella venuta tra gli uomini, e poi presenta il bimbo ai pastori, che erano i poveri di allora, ai magi, i sapienti umili e ben disposti al messaggio divino. Vita contemplativa e impegno per l'annuncio del Vangelo è stato il cardine di tutta l'esistenza terrena del padre Pancrazio. È stato sottolineato spesso il suo essere religioso minore cappuccino, vissuto con fedeltà e obbedienza, con bontà e delicatezza d'animo, che gli ha permesso di avvicinare al Signore tante persone in ricerca. Un vero figlio di San Francesco, padre Pancrazio, nel vivere e nello sperimentare la fraternità, che è la caratteristica fondamentale del francescanesimo. E poi il suo spirito di orazione e di contemplazione. Quante ore del giorno e della notte passate nella preghiera in silenzio dinanzi a Gesù. Che esempio per tutti noi. La beata madre Speranza di Colle Valenza, che ben conosceva il padre Pancrazio, diceva sempre ai suoi figli e alle sue figlie della congregazione dell'amore misericordioso: due cose non si possono recuperare, il tempo perso perché non ritorna più e anche le grazie che noi non abbiamo saputo accogliere dall'Eucaristia. Ecco allora, sapere armonizzare bene i due uffici, la contemplazione e l'impegno apostolico. La contemplazione, per essere autentica, deve aiutarci a penetrare sempre più il mistero di Dio, la sua sconfinata misericordia, e aiutarci a purificare il cuore per sentire in noi tutti i benefici della grazia. La contemplazione è autentica non se ti fermi a guardare te stesso, ma se autenticamente trasforma il cuore, lo vivifica e lo fa pulsare d'amore.
Così pure l'attività apostolica è efficace se aiuta davvero l'annuncio del Regno con una credibile testimonianza di vita. L'impegno nel mondo non può cadere preda della frenesia, ma deve sempre conoscere i tempi di Dio, che è il vero seminatore, che sa l'ora della crescita e della raccolta dei frutti. Delle volte anche noi preti, noi vescovi, abbiamo la pretesa che il campo che Dio ci ha affidato sia il nostro. Non è così. Il campo è di Dio. Il terreno che fruttifichi il centro, che non fruttifichi nulla, è di Dio. Il frutto che si raccoglie è di Dio. Altrimenti, se tutto fosse nostro, avremmo ben ragione di entrare in crisi, perché spesso non si raccoglie nulla. Ma l'importante è sempre avere questa apertura di cuore e dire: ecco, grazie Signore, perché qualunque esso sia, io lavoro nel campo e nel terreno che tu hai avuto la bontà di affidare. Carissimi, nel dare vita alla vostra fraternità, il padre Pancrazio ha meditato a lungo, ha cercato luce nella preghiera, sempre immerso nei doveri quotidiani e nell'obbedienza ai superiori. Con una vita semplice, lontana dai clamori, ha saputo farsi modello per molti figli e figlie, ha saputo realizzare questa fraternità, inserendola nell'alveo della grande tradizione francescana e ispirandosi al modello della casa di Betania, dove i fratelli vivevano insieme e da loro Gesù spesso soggiornava, trovandosi con loro a suo agio in uno stile di sincera amicizia e di vero affetto. Prima di morire scorgevo lentamente le sue parole: non lascio testamenti, ha detto, l'unico testamento utunum sint. Rimanete sempre uniti, rimanete nell'amore di Cristo e nell'amore fra voi. Padre Pancrazio è riuscito a ricreare quello stile di famiglia dove consacrati e laici sperimentano la gioia della fede in Cristo, come stasera. Si aprono all'accoglienza e offrono una seria testimonianza di vita cristiana. L'intuizione del Padre si è rivelata giusta e adeguata ai tempi di oggi, ove tutti siamo chiamati da Papa Francesco a un rinnovato annuncio del messaggio evangelico, ove tutti dobbiamo sentirci coinvolti in quella nuova evangelizzazione cui la Chiesa ci sprona verso una società ormai totalmente secolarizzata. Carissimi amici, con la vostra giovane età, ora veramente un po' siete cresciuti, da quando vi ho conosciuto io la prima volta per un pettino piccolino, piccolino a Loreto con un padre Pancrazio, che ma ragazzi, ma che fai qui? E questi vestiti di celesto chi sono? E allora mi raccontò brevemente cos'era avvenuto, di cui io non ero ancora informato. A Loreto li ho visti per la prima volta vestiti di celeste. Poi mi spiego anche il significato del vostro vestito, perché era un uomo coi piedi in terra e molto attento, avevo un motivo soprannaturale ma sempre anche molto umano di tutto quello che facevo. Voi carissimi amici, con la vostra giovane età, col vostro entusiasmo, la vostra semplicità di vita, siete i nuovi evangelizzatori e i testimoni della risurrezione, della vostra risurrezione personale innanzitutto, ma soprattutto della risurrezione del Signore, che invita tutti noi a vita nuova. Nell'offerta eucaristica su questo altare sono anche un po' commosso, perché sono arrivato in sacrestia, cioè questo è il camice di padre Pancrazio. Bell'impegno a mettersi quel camice. Questa è la pianeta della sua prima messa. Proprio a me, ma questa non è soltanto una carezza di voi di Terlizzi, ma è una grande carezza stasera del Signore. Vuol dire che il Signore voleva anche in me consolare qualche lacrima stasera. Nell'offerta eucaristica su quest'altare
ricorderemo il nostro caro padre, ringraziando Dio per averci dato questo uomo di grande fede, il quale ci ricorda che nulla è impossibile a Dio. Come San Paolo, anch'egli ha saputo lottare in spe contra spem. Nulla è impossibile a Dio. Padre Pancrazio, dal cielo vegli su tutti noi e interceda per una Chiesa che sempre vuole rinnovarsi nell'amore, una Chiesa che solo lo Spirito Santo sa suscitare, perché solo lo Spirito Santo può trasformare i nostri cuori e cambiare tutti noi, come dice Papa Francesco, in Chiesa in uscita. Quello che abbiamo veduto, quello che abbiamo contemplato, quello che voi della Fraternità di Terlizzi avete vissuto, quello che avete toccato, il padre, soprattutto quando era vecchio, si è affidato anche a voi per tutti quegli umili servizi di cui hanno bisogno gli anziani, ma quello che avete visto, quello che avete veduto, quello che avete toccato, l'esperienza che avete fatta con gioia, continuate a comunicarla a tutta la Chiesa, perché c'è bisogno di questa vostra esperienza e testimonianza nella Chiesa di oggi, e il vostro carisma è profondamente attuale. Sia lodato Gesù Cristo.